Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. E la linea va subito a Giulio Cainarca. Grazie a Federico Borsari, un saluto velocissimo anche a Claudio Borghi Aquilini. Quest'oggi avremo una versione credo molto ridotta della Scuola di Magia, per cui saluto Claudio, lo ringrazio. Buongiorno. E gli do subito la parola. Ciao Claudio. No, no, ma vai tranquillo, introduci. Ah no, benissimo, allora io pensavo che fosse una roba proprio smart, tipo un tweet e ci salutiamo. Beh, non ho molto da introdurre, perché oggi abbiamo fatto una rassegna stampa che, come potrai immaginare, è tutta dominata dalla scomparsa di Silvio Berlusconi. Io non faccio sforzi di fantasia, perché credo che possa anche tu dire qualcosa rispetto a questa figura politica, imprenditoriale, mediatica e anche di personaggio che è stato Silvio Berlusconi, che tu magari hai conosciuto sotto qualche forma, no? Abbiamo letto molti ricordi, se devo dire una cosa, tutti molto standardizzati sui vari lati. Personalità poliedrica, 30 pagine per ogni giornale, ma alla fine le cose che si dicono sono quasi sempre tutte le stesse. E questo forse fa un po' torto a Silvio Berlusconi, che mi sono permesso di dire, rispetto a tanti altri protagonisti della vita politica contemporanea, attuale, era uno che di vite ne aveva vissute abbastanza rispetto a costoro. Molti di costoro sono politicanti di professione. Questo uomo invece ha fatto tante altre cose, magari anche controverse, però ne ha fatte tante. Aveva una ricchezza, diciamo così, di vita che forse è tipica di chi apparteneva a un'altra epoca, a un altro secolo, non lo so. Qual è il tuo punto di vista, Claudio? Anche se poi si apre tutto un discorso sull'eredità politica, sugli scenari politici, ma non voglio entrare su questo perché mi pare troppo complicato. Tu che dici? Diciamo che tanti nani, prima di arrivare al suo livello, credo che avrebbero bisogno di scale molto lunghe, ecco, mettiamola così, perché ha avuto, mi verrebbe a dire, una capacità di impatto in tutto quello che ha fatto, che insomma io penso che sia opportuno riflettere, no? Vale a dire, in un ambiente clamorosamente chiuso, come tutti gli ambienti dove è andato a operare, e lui è arrivato e si è sempre imposto. Insomma, pensiamo un attimo, no? Il mondo dell'edilizia a Milano, sì. Anni 70-80, era la cosa più chiusa del mondo, perché Milano era una città storicamente chiusa fra le sue mura, insomma, no? Mi verrebbe da dire, cioè, c'era periferie anonime, un centro che è sempre quello praticamente dal Medioevo, chiuso nella cerchia di Naviglie. Lui è arrivato e ha detto: faccio un'altra città, no? Infatti si è pensato Milano 2, no? Cioè, già lì si capiva l'ambizione dell'uomo. Dice: non è che faccio un appartamento, faccio una casa, no? Così tipo. No, dice: io prendo e costruisco un'altra città, con una scommessa che all'epoca poteva tranquillamente dirsi persa in partenza, no? Perché una cosa che sta lontano dal centro per Milano è una cosa di poco valore. E invece questo ha scommesso nell'idea di crearsi una residenzialità di lusso fuori da Milano, quindi fuori dal centro di Milano, in periferia, riuscendoci. Quelli che adesso arrivano a parlare di city life e cose di questo tipo sono, come dire, figli di un'intuizione che in realtà c'era stata 50 anni prima. Il fatto di entrare nella televisione, che era un monopolista. Quella è stata ovviamente la sua più grande intuizione dal punto di vista imprenditoriale, no? Prendere e andare contro un monopolista, cioè come la Rai, cioè, è una roba da matti. È un po' come se uno adesso non so, dicesse ma voglio la concorrenza a Facebook. Sì,
sì, cioè, parte, dico, faccio io il motore di ricerca, no? Non lo so come dire, che ci riesce. Perché insomma, alla fine uno deve sempre immaginare che tipo di avversari ci sono, no? E che tipo di sfide va a prendere. Dopodiché prende in un mondo che è sempre stato appannaggio di dovevi entrare un po' in punta di piede, così più come quello del calcio. Lui arriva, sponda tutto, vince tutto, ma vince tutto in tutto il mondo, perché sai, uno ha il dubbio, potrebbe dire, ma in realtà stiamo parlando di uno che faceva delle cose in Italia, ma non è vero, cioè questo era oggettivamente avanti su scala mondiale per certe situazioni. Quando ha preso il Milan, che io da tifoso ovviamente sono anni che ricordo perfettamente, per me era come se arrivasse il Salvatore, perché da milanista umiliato che si veniva da Serie B, fallimenti, improbabili soggetti, io, guarda, mi pare di ricordarli, potrei enumerare tutti gli pseudo presidenti che all'epoca si davano come si chiama, la staffetta, no? uno per l'altro, partendo. Io mi ricordo Farina. Anch'io mi ricordo Giussi Farina, per forza, era quello che aveva le piantagioni in Sudafrica, ve lo ricordate? Giussi Farina, no? Che poi da lì si arrivò a una serie di soggetti, Buticchi, Armani, Nardi, e c'era una specie di anarchia militare, no? A un certo punto si risolve tutto e Deus ex machina, no? Arriva questo Berlusconi, che arriva con gli elicotteri, compra tutto. Però non ci sembrava vero, non è veramente, c'è stato tifoso con l'occhio lucido dicendo, ma datemi un pizzicotto che sto sognando, no? E dall'altra parte il fatto, poi se uno volesse pensare, ovviamente cos'è stata poi la cosa più difficile e più clamorosa che ha fatto, è stata la politica. Perché a un certo punto lui dice, mi rompono le balle quelli della politica, e faccio io. E in una cosa che era, penso, l'ambiente più chiuso, più bloccato, più ingessato, insomma, di questo paese. Avevo immaginato i riti, no? Le correnti della DC, Morotei, Dorotei, insomma, quelle cose che, insomma, forse uno può ricordare quando, guardando film come Il Vivo, no? Insomma, ecco, la politica italiana era quella roba lì, insomma. Lui prende e da nessuno arriva e riesce a mettere in movimento tutte le leve che si era costruito anche appunto con la televisione e similari. E anche lì io mi ricordo, da elettore di centrodestra, o quantomeno da elettore anticomunista, mettiamola così, no? E io dico, ma mi arriva Babbo Natale, cioè, nel senso, il fatto di arrivare a una votazione che sembrava segnata, dove alla fine il Partito Comunista Italiano avrebbe, che all'uopo aveva cambiato nome, no? Vi ricordate, MDS, che ormai era evidente che avrebbe preso il potere, non c'era possibilità, non c'era avversario, gli altri erano stati spazzati, i giudici, no? E similari, arriva una possibilità di fare altro. Io quella croce nel 94 sul centrodestra, mettendo assieme oltretutto quelli che ti piacevano, no? Perché bene o male tu, elettore di centrodestra, magari votavi PSI, però insomma, magari se eri del nord la Lega, come nel mio caso, la Lega ti piaceva tanto, se eri magari del centro l'MSI magari ti piaceva, però erano fuori dal, come si dice, dalle scelte papabili, no, per un governo. Invece è incredibile, non ci posso votare la Lega ed è in una coalizione che se la gioca per andare al governo. Cioè, per me è una festa, cioè, insomma, non ecco, è Claudio, se sei d'accordo, io non so quanti minuti hai ancora, ma sentiamo anche le voci, perché stamattina abbiamo fatto un profluvio di letture, per cui non c'è stato spazio. Mi è migliorato.
Come? Diciamo, rispetto alla prospettiva iniziale, l'aereo è ritardato, per cui... Ok, allora possiamo coinvolgere chi ci ascolta, perché è il caso di farlo, direi, oggi, dopo una tonnellata di articoli di 30 pagine a botta per ogni testata su Silvio Berlusconi, come dicevo prima, molto standard, tutti riassumibili in qualcosa di simile, tranne qualche eccezione. E quindi chi vuole intervenire può farlo allo 02 92 94 72 22 oppure mandare messaggi al 346 64 27 756. Per esempio c'è un travagliesco ascoltatore, Claudio, che scrive: sì, caro Borghi, ma i terreni non erano edificabili e da chi ha avuto i capitali? Mentre un altro scrive: per me con la morte di Berlusconi muore Forza Italia o salta fuori un volto nuovo, se no è finita. Erminio, anche adesso che non c'è più, continuano a rosicare. Sono piccoli, piccoli, piccoli. Pietro, Renzi ha detto che non è il Royal Baby. Grazie, ma già tutti lo sapevamo. Chi era il presidente del Milan che si suicidò? Domanda un altro ascoltatore, ma questo è un altro capitolo. Claudio, i terreni non erano edificabili, scrive il nostro Travaglio, e da chi ha avuto i capitali? Ma sinceramente... Io ho passato, non so se sono stati tanti a leggersi tutte le pagine del processo o del processo dell'Utri, quello su cui si va a tutto analizzare l'origine di Forza Italia e la contessina e quest'altro e gli edificabili e la cena alle colline pistoiesi. E la bomba messa di fianco ai terreni di Maccherio, anche lì una cosa secondo me sensazionale per ricordare che tipo era, no? Mettono la bomba, no? Per intimorire vicino alla sua villa e c'era la famosa intercettazione, no? Sì, con Dell'Utri dove ride, dice, perché ma una cosa così gentile, mi ricorda una bomba, ma che un segno di affetto. Che non so, confina con la geografia quasi, tra virgolette. Comunque, un episodio incredibile, effettivamente. Ma assolutamente sì, riusciva a trovare l'aspetto divertente anche in situazioni che erano oggettivamente per tutti sarebbero state assolutamente drammatiche. Infatti a me questo aspetto, a te che piace, diciamo così, ogni tanto qualche margine di letteratura o segnali, questo aspetto un po' da Palazzeschi, no? Possiamo trovare, cioè un lasciatemi divertire, no? Cioè, con tutti che cercavano di riportarlo dentro in certi binari, no? Perché, ma no, ma lui invece voleva proprio lasciatemi divertire, non rompetemi i coglioni con tutte queste robe qua. Io ho voglia di essere così. E quindi pazienza se le vostre regole dicevano che prima era così, così, così. Ma poi però il Travaglio, appunto, il Travaglio in sedicesimi, no? che abbiamo fra i messaggi, dico, io me ne sbatto pazzescamente di quello che può essere stato il chi erano e se erano edificabili, se non erano, per un motivo semplice, che per quanto mi riguarda, io non ho mai fatto l'imprenditore, quindi non saprei dire. Ma le regole erano le stesse per tutti. Ma perché? Cosa credete? Che gli altri cosa facevano? Se c'era la possibilità di, virgolette, piegare le regole da una parte all'altra, gli altri non le facessero? Oh, ma si veniva da Mani Pulite. Cioè, dove in una maniera o nell'altra ti raccontavano che tendenzialmente la cosa normale era prendere e passare la mazzetta da una parte e dall'altra per riuscire ad avere. Quindi le regole erano uguali per tutti. Era semplicemente più bravo, dato il set di regole che tutti usavano. Ecco, c'è un ascoltatore che chiede se conosci Marta Fascina, perché non ha mai sentito un suo intervento o ragionamento. Sì, c'è un aneddoto su Marta Fascina o Fascina. Fascina. Quando fui eletto deputato, arrivai a Roma e praticamente ero lì a Roma per altre cose, guardando sul telefonino, perché mi domandavo, dicendo, ma adesso che faccio? Cioè, presente, una delle prime cose che succede quando uno viene eletto deputato è chiedersi, no? E mo?
quando è che mi presento, cosa faccio? E sul telefonino era venuto fuori che da quel giorno, appunto quello lì, era possibile registrarsi come alla Camera, come deputati, per lasciare giù i dati, le impronte, tutte quelle robe lì, perché la Camera si vota ancora con l'impronta digitale. E allora io dico, beh, sono qua, ci vado. Sebbene non fossi vestito benissimo, no? Però avevo, quantomeno la giacca ce l'avevo, mi presento alla Camera, dove, onorevole, piacere, vado al terzo piano e lì stanno facendo le registrazioni. E la Marta Fascina era prima di me in fila. Io la guardai, aveva questi capelli, no? Un po'. Io la guardai e dire, chi è Lady Gaga? Perché aveva una mi ricordo distintamente questo pensiero, no? Perché ci assomigliava un po' a Lady Gaga, bellissima ragazza, se devo dire. E però, diciamo, non esattamente la prima persona che uno immaginava di trovarsi, no? Andando a fare il deputato, di solito ti aspettavi qualche catorcio reduce da 100 consigli provinciali, no? O similari. E invece c'era anche lei, attaccammo il discorso, insomma. Poi dice, Forza Italia, se sarete in campagna, va bene. Quindi è sostanzialmente la prima collega che io ho visto entrando alla Camera. Nel palazzo, diciamo. Allora, intanto abbiamo Volendo degli aneddoti anche sulla conoscenza diretta di Berlusconi, se volete, perché... Come non ho capito. Volendo, se volete, ho degli aneddoti anche sulla conoscenza diretta di Berlusconi. Ecco, quello ci interessa, mi interessa. Intanto però passiamo una telefonata, poi ti chiedo subito di raccontarceli questi aneddoti sulla conoscenza diretta con Silvio Berlusconi. Anzi, modestamente io gli intitolerei la scuola di magia qui, si parva licet, diciamo così. Intanto abbiamo una telefonata, pronto. Sì, buongiorno Giulio, buongiorno a Claudio Borghi, sono il Walter. Due domande per Claudio Borghi. La prima, non pensa che, come già tu stamattina Giulio hai detto, l'entrata in campo, la discesa in campo di Berlusconi sia servita un po' da argine all'esplosione della Lega? La Lega l'hai detto tu stamattina, il Lombardia 50%, a qualcuno faceva paura. Seconda domanda. Gualtieri dice che ha firmato senza il consenso del Parlamento. Vogliamo applicare il codice cavalleresco nei confronti di Gualtieri? Perché è una cosa impossibile. Questo di testa sua, di sua iniziativa, con le capacità, come dire, non dico mentali, con le capacità tecniche per le quali è noto, si mette a firmare il MES. Volevo l'impressione, la considerazione di Claudio Borghi. Saluto. Bene, Claudio. Su quest'ultima cosa ovviamente sarebbe stata probabilmente l'argomento del giorno se non ci fosse stata la notizia tragica della morte di Berlusconi, ma è indubbio che si sarebbe parlato dell'assurda questione Gualtieri, MES e similari, ma vabbè, comunque io adesso vado giù a Roma apposta per iniziare a scrivere la denuncia, per cui insomma, il codice cavalleresco non dura più, ci sono i tribunali e verrà mandato lo denuncerò per infedeltà in affari di Stato e poi vediamo se, a me sembra che il reato sia palese, come sempre sappiamo, poi quando ci sarà di mezzo la magistratura non posso promettere niente, ecco, posso solo promettere di denunciare, poi dopo la responsabilità sarà al procuratore se deciderà di procedere. Perché appunto se privo di mandato e anzi contromandato parlamentare, questo appunto non sapendo nulla di nulla va e si mette e dà l'assenso e come si vanta di aver fatto e contratta per conto dell'Italia, no? Insomma, poi già per questo dovrebbe essere motivo sufficiente per evitare riccamente di sottoscrivere. Invece, per quanto riguarda gli aspetti relativi
relativi a Berlusconi. Ma la margine alla Lega, sinceramente non mi pare che fosse vissuto così, anzi, cioè, si poteva votare la Lega, cioè, io mi ricordo che da elettore della Lega, probabilmente se fosse stata da sola, in un momento in cui, staccata diciamo dalla coalizione di centrodestra, in un momento dove bisognava fermare l'avanzata del PD, forse ci avrei pensato, no, a fare magari un voto utile. Invece in questo caso il mio voto diventava utile, era oggettivamente un gran regalo, cioè io ho potuto votare Lega, ma all'interno di una coalizione che mi consentiva di fermare i comunisti. Va anche ricordato che la Lega ottenne in quell'occasione il record assoluto di parlamentari, no? Perché era 7-10 la distribuzione dei seggi nel 94. Scusa? No, dico, ricordavo che la Lega nel 94, quando nasce Forza Italia, ottenne il record assoluto di parlamentari, perché il buon Bossi negoziò un 7-10, 7 candidati della Lega su 10 al nord, no? Quindi ebbe uno strepito di voti. Assolutamente sì, è per questo che insomma non mi sembra che, diciamo, l'ipotesi che l'ascoltatore avanza, cioè che sia stato un argine. Alla crescita della Lega possa... L'ipotesi l'ho fatta anch'io, diciamo, perché in effetti mi ricordavo le ultime elezioni provinciali del 93 in Milano e Lombardia, la Lega stava superando il 50% e mi sono permesso di osservare che comunque era un partito fatto di gente sconosciuta che arrivava giù dalle valli, dalla profonda pianura padana, dalle province, erano molto più sconosciuti di quello che era Silvio Berlusconi, che già faceva parte del regime, tra virgolette, no? Certo, Giulio, scusa, ti devo mettere giù un secondo perché devo passare i controlli. Ciao. Benissimo, ci risentiamo tra pochissimo. Intanto noi andiamo avanti con le vostre osservazioni, dopo tante chiacchiere che vi ho letto io stamattina, decine e decine e decine di parole, prevedibilissimo del resto. Comunque, al di là di questo, le vostre osservazioni le potete mandare al 346 64 27756 oppure telefonando in diretta allo 02 92 94 7222. Luciana da Udine ci scrive: mi piacerebbe sapere come mai un uomo politico miliardario come lui non abbia mai ricevuto inviti a far parte del gruppo Bilderberg. Dipende da quali gruppi uno sia figlia, diciamo così. I gruppi di potere sono anche differenziati, tutto sommato. Non c'è solo il Bilderberg. Ci sono tante altre belle logge, loggette più o meno coperte, nascoste, visibili, invisibili. Questo di fatto, a prescindere da Berlusconi. Comunque, della fascina abbiamo detto. Poi c'è chi scrive: per me con la morte di Berlusconi, l'abbiamo già detto anche questa, muore Forza Italia. Chi ci aumenterà le pensioni adesso? Si domanda beffardamente e credo anche piuttosto ironicamente Sante da Treviso. Mentre tra le osservazioni che ancora non abbiamo letto, ce n'è una simpatica di Stefano. Sulla morte di Berlusconi mi viene in mente solo una citazione dai Simpson. Ma se era così bravo, perché è morto? Da oggi mega esercitazione aerea della NATO in Germania, scrive un altro ascoltatore. Perché non ne parlate? Perché comunque non ce lo vogliono dire, neanche qui a Radio Libertà. Anche qui a Radio Libertà siamo dominati da questa sindrome. Non ve lo vogliamo dire. La NATO vuole la guerra dell'Occidente contro la Russia, tutto a nostro discapito. Gli Stati Uniti stanno al calduccio. Gianni da Genova. C'è anche qualche commento di Umberto Bossi sulla dipartita di Berlusconi? Grazie. Ma io non ne ho trovati, devo dire la verità, ma può essere un fallo mio. Buona giornata, scrive Loredana dopo aver scritto cosa. Buongiorno, ho pensato che sono dispiaciuta che Berlusconi non abbia mai investito nella sua radio. In fin dei conti io la sento come Radio Milano, Berlusconi era Milano. Non so se la nostra Loredana sta parlando di questa radio, che peraltro non è stata la radio di Berlusconi, per certi versi purtroppo. Le voglio raccontare come vedo io questa dipartita. Ha presente quando gli astronauti sono in quelle stanze senza gravità, che girano fluttuando? Berlusconi era l'assenza di gravità. Scrive Loredana, è stato suggestivo. Adesso Berlusconi non c'è, direi all'improvviso, e tutti quelli che fluttuavano adesso sperimenteranno la legge di Newton, cioè vengono giù come la pera matura, sostanzialmente. Il più sincero che ho osservato ieri è stato Salvini, poi gli ingrati sanno che gli italiani hanno memoria corta, quelli devono solo sparire per un po'.
Nell'ultimo discorso, fatto con quella grande fatica, ho visto spuntare dalle maniche della giacca due polsi bianchissimi di uomo molto malato e mi si è stretto il cuore. Mi sono sempre chiesta perché non fosse andato in pellegrinaggio nei posti più belli del mondo. Gli ultimi anni della sua vita, scrive Loredana. Ho paura che adesso, morto Berlusconi, Putin ha mano libera sull'Italia, scrive un altro ascoltatore. Intanto è tornato Claudio Borghi Aquilini. Stavo leggendo i messaggi, Claudio, ma sono anche molto curioso di sapere i tuoi ricordi, chiamiamoli aneddoti o comunque ricordi diretti che riguardano direttamente Silvio Berlusconi. Rieccoti intanto e grazie. Beh, allora, comunque, in passato, diciamo, le cose che vi ho raccontato che erano di gratitudine iniziale, dove io ero assolutamente passivo, no? L'unica cosa che potevo portare era il mio voto la mia gioia nel tifoso, insomma. Insomma, questo ovviamente era l'unica cosa che potevo fare. Per il resto, invece, devo ricordare anche altre situazioni. Le situazioni, per esempio, sono le prime volte, scusate, tanto sto entrando in aereo, ovviamente. Sì. Ma mai quando entro io, c'è la gente. Ci salutiamo, strane, non so perché. Mm. No, ma aspetta, ci sono. Tanto guarda, quando decolla te lo dico. Ecco, perfetto. Comincio ad accomodarmi. Allora, comincio a accomodarmi nel mio posto, eccolo qua, vedi, adesso va già molto meglio. Perché non si sa perché, quando entro io ci trovo della gente che fa delle cose. Vabbè, va, niente, portiamo pazienza. Lanciano le borse, infilano gli ombrelli negli occhi. Guarda, è una roba. Invece, per Berlusconi stavo ricordando come sia stato uno dei primi a motivarmi dal punto di vista politico, perché io, da persona che ovviamente era tutta dedita alla carriera, insomma, all'epoca lavoravo in borsa, lo sapete, quindi era un lavoro che occupava 24 ore praticamente, no? E quindi mi occupavo praticamente solo di quello, pensavo solo a quello, è riuscito a portarmi in piazza. Perché io mi ricordo che prendetti la macchina e andai a Roma in piazza San Giovanni alla prima grande manifestazione del Popolo della Libertà, credo fosse cos'è, il 98, forse, se può essere, o qualcosa di simile, insomma, però più o meno quegli anni lì, e 98, 99, insomma, adesso non mi ricordo esattamente, però mi ricordo che non ho mai visto una piazza così piena come quella di quella piazza San Giovanni di quell'anno. C'era la gente che traboccava, pronti per ascoltare Berlusconi, Bossi, Fini, no? Che erano i tre leader ovviamente del centrodestra, che avevano già cominciato ad assaporare il trattamento politico italiano, no? Quindi i Baltoni, il governo tecnico, ci mettiamo Dini, vi ricordate, no? era un classico, cioè da lì infatti mi sembra ogni tanto di rivedere il passato che ritorna, dove con grande entusiasmo uno vota sperando, no, di ottenere qualcosa, sperando chiaramente di arrivare al cambiamento, e alla fine succede qualcosa tale per cui torna al governo tecnico per il bene dell'Italia, no? E una volta è Dini, la volta dopo è Monti, la volta dopo è Draghi, ma cose così. E qui sta, secondo me, il grande limite del politico Berlusconi, perché tutti, come dire, mi so dire di quanto grande è. Però io l'ho anche criticato, e non è perché oggi, insomma, il giorno del cordoglio che non si devono fare critiche politiche. E attenzione, critiche politiche che sono quelle di quello che dice che Ibrahimovic era meglio che non tirasse i rigori, ecco, cioè non significa che tu stai dicendo che sei più bravo tu o così, ma stai dicendo che all'interno di una persona grandissima, no, in tanti livelli, c'era qualcosa che probabilmente poteva essere fatto meglio. E dal mio punto di vista, secondo me, l'eccesso di bontà dell'uomo, perché credo che fosse uno che aveva, diciamo così, nel farsi amare molto più, diciamo,
predisposizione rispetto a andare giù pesante o similari, in certi casi non affondava il colpo. Cioè, certi consensi che riusciva ad ottenere avrebbero richiesto, adesso non dico notti di lunghi coltelli e così così, ma avrebbero dovuto suggerire un atteggiamento molto più rivoluzionario in certi casi, no, per la presa del potere. Invece era prono a subire queste cose di palazzo. Cioè, a un certo punto, vabbè, cioè, d'accordo, Monti, va bene, lo appoggiamo, no? Draghi, Draghi, va bene Draghi. Era sempre il primo, cioè, certe situazioni anche recentemente vissute col governo Draghi. Io quando Mattarella incaricò o disse che incaricava Draghi, il primo pensiero che mi venne era come farlo saltare. È ovvio però che se dall'altra parte, che stavo già cominciando a fare i conti, no? Dunque se i 5 Stelle non lo votano e noi non lo votiamo, così via, riesce a fare come Cottarelli, cioè che lo incaricano e non lo vota nessuno, dai che lo rispendiamo. E certo poi invece che se subito potere, bene Draghi, no? E così via, allora cominciava a essere molto difficoltoso, perché a quel punto rischiavi tu di trovarti isolato, no? E l'esperimento Draghi invece partiva. Stessa roba è passato con Monti, no? Era quasi come, non lo so, se l'intento di dire arrivo e stravinco e faccio un po' di piazza pulita non fosse nelle sue corde. E questo secondo me è stato, da qui per esempio deriva quello che credo sia stato uno dei suoi più grandi errori, o più grandi limiti, insomma, che è stata il post elezioni del 2008. Un minimo di storia. Nel 2006 parte quel famoso governo nato sulla base dei 50.000 voti, 54.000 voti ottenuti non si sa come di Prodi, no? A quel punto parte quel governicchio che si teneva su con i senatori a vita, vi ricordate la povera Vitaletti Montalcini portata a spalle, no? per votare ogni fiducia perché sennò cadeva. Quella cosa gli aveva dato così tanto fastidio, aveva fatto così tanta rabbia ai cittadini, che nel 2008 veramente tutti noi ci sfogammo, diciamo così, nelle urne e il centrodestra prese un enorme consenso. E lui, forte di questo enorme consenso e oltretutto forte anche di non essere di primissimo pelo, no? Perché capisco la prima volta, anch'io arrivo lì per la prima volta non capisco come funzionasse. Lui invece, insomma, ormai era già in politica da un po' di tempo, quindi questa scusa non ce l'aveva. Secondo me veramente in quell'occasione lì avrebbe dovuto fare piazza pulita di tutto, magistratura, così questo tipo avrebbe dovuto riformare tutto da zero e il popolo sarebbe stato con lui, sarebbe stato molto molto complicato fermarlo perché c'era un consenso fortissimo. Invece, se ben vi ricordate, decise di giocare col braccino, fece il primo provvedimento che cercò di fare era il lodo Alfano, fece incazzare tutti perché uno diceva come, se cioè, invece di fare il contratto con gli italiani, le guarigiote, così questo tipo, prendi il lodo Alfano, c'è una roba che serve a te. E da lì ovviamente quel consenso scemò, fino a che non gli tolsero scudi, non trovarono il traditore che in Italia non manca mai, no? All'epoca fu Fini e andò come andò, insomma, e arrivò a Monti. Cioè una roba allora, che era Claudio, la regia mi impone un 10 secondi di stop, l'abbiamo protratto rispetto alle 10, ma non importa, e quindi facciamo un piccolissimo stop. C'è un ascoltatore in attesa di intervenire e c'è un messaggio molto simpatico di Piero che poi ti leggo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Bene, allora sentiamo intanto la chiamata che è in attesa da un po'. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, posso? Prego, prego, prego. Allora, io sono Pino, sono della Lega.
Volevo dire, ho sentito nella trasmissione che Bossi non ha fatto nessun commento. No, Bossi ha fatto dei commenti positivi a riguardo di Berlusconi e dell'amicizia che c'è stata e del rapporto che c'è stato con Berlusconi. Ma io più che altro dico che Berlusconi è stato un uomo straordinario, un combattente fino alla fine, è una persona che è padre nobile del centrodestra, perché le perplessità espresse da Salvini ieri sera da Porro fanno riflettere, perché dice, se c'era un contrasto con Berlusconi riusciamo sempre, perché Berlusconi ci univa non solo il fatto politico ma il fatto dell'amicizia, del vedere, di tante cose che ci accomunavano, e quando si fa un lungo viaggio assieme a delle persone, gli affetti, la stima. E poi diciamo la verità, Berlusconi era credibile perché non era un politico, era un imprenditore, e quindi quando richiamava il centrodestra la gente ad andare a votare, come ha fatto nelle ultime comunali, perché sapeva che nel centrodestra al ballottaggio non vanno, e in effetti poi sono andati al ballottaggio a votare e abbiamo vinto in alcune città, cioè lui era ascoltato perché non era un politico, perché purtroppo la gente, il politico, lo vede come il fumo negli occhi. Un imprenditore, uno che ha realizzato nella vita, non è vissuto di pane e politica, è vissuto di pane e lavoro. E quindi lui era una persona stimata, rispettata e ascoltata. Non lo so, le perplessità di Salvini, quindi datemi pure voi con l'onorevole, sono perplessità più che logiche. Per questo io aspetto una volta la risposta. Buongiorno. Buongiorno a lei, adesso non ho capito quali perplessità, ma in ogni caso c'è un messaggio, quello di Piero, dicevo, che simpaticamente ricorda Berlusconi, dice: l'ho conosciuto quando ha costruito a Brugherio e a quei tempi era interista, ricorda Piero, uno scoop, una rivelazione incredibile. Berlusconi non piaceva alla sinistra, scrive un altro ascoltatore, perché mostrava senza pregiudizi né pudori la sua ricchezza, proprio perché se l'era guadagnata. Invece a loro piace il loden di Monti, che percepirà lo stipendio di senatore a vita. La Schlein, che è nata ricca e non ha mai lavorato, scrive un altro ascoltatore. Poi un altro ancora, Graziella, anzi ascoltatrice, ricorda l'esternazione di Berlusconi su Zelensky e la guerra in Ucraina. Io non sarei andato, aveva creato sconcerto tra i politici, il giusto del suo dire, e aveva fatto riferimento alle vittime di questa guerra. La magistratura ha finito di fare gli straordinari, commenta Anna Maria da Vicenza. Gianni da Roma: ora che il gigante se n'è andato, i nani superstiti tra figli e politici riusciranno a impedire che i francesi facciano banchetto ancora una volta in Italia, mangiandosi pure Mediaset? E questa è un'altra domanda che fa Gianni da Roma. Claudio. Sono tutte domande abbastanza significative, se devo dire. Quindi io quello che posso dire ovviamente è che gli aspetti positivi sono clamorosamente superiori rispetto a quelli negativi, non fosse altro per le capacità realizzative, insomma, diciamo così, che era riuscito ad avere. Mi viene da dire purtroppo che una delle, secondo me, delle colpe che io vedo da addebitare in questo caso non a lui, ma probabilmente insomma non era pronto, è stato quello diciamo la gestione del post 94. Cioè lui prende il potere nel 94 e se ci fosse stata una normale alternanza, mi verrebbe da dire, no, fra i diversi governi, lui avrebbe preso tutti i periodi positivi dal punto di vista economico. Invece, incredibilmente, le manovre, diciamo, di palazzo, e in certi casi anche gli alleati, insomma, non dimentichiamo che la spina al primo governo Berlusconi è stata con Bossi, dopo la questione delle pensioni. Ma il risultato è che partì tutto un fuori sincrono, tali per cui a Berlusconi arrivavano sempre periodi di recessione da gestire. Cioè, io quasi non mi ricordo una volta che lui col centrodestra arrivava al governo con periodi buoni dal punto di vista economico. Tornò al potere nel 2001, se ben vi ricordate, si trovò l'11 settembre.
nel 2008 aveva la crisi, mega crisi, quella del subprime. Sì. Signori, alla fine lui, che sarebbe stato, per usarla con termini ciclistici, no? Lui che era uno scattista, no? Praticamente, ogni volta che arrivava al potere si trovava le montagne. Poi, dato che era bravo, riusciva in ogni caso, insomma, a cavarsela, ma era oggettivamente su un terreno non il suo. A me sarebbe veramente piaciuto vedere in periodi di espansione un Berlusconi cosa sarebbe riuscito a fare. Invece no, tutti i periodi di espansione se li prendeva Prodi, se li prendeva, e con il risultato di farci vivere al peggio, no? Perché questi ovviamente partivano con le tasse, con i tagli, con la giustizia sociale, no? Con il risultato che tutto andava venendo, no? Anche potendo invece fare dei momenti di grande crescita. E invece dall'altra parte lui doveva sempre gestirti le recessioni mondiali, la crisi mondiale, no? E così via, che oggettivamente non era il suo. Per cui è stato un peccato, e credo che, secondo me, al di là del peccato, parte di queste virgolette coincidenze riguardano anche chi invece poteva scegliere i tempi di queste elezioni. Il fatto di non aver mai avuto un Presidente della Repubblica di centrodestra, quantomeno non dai tempi, forse di Cossiga o similari, è una cosa che forse un po' tutti dovremmo ricordare. Perché allora abbiamo una telefonata ancora, riusciamo a prendere ancora magari stai partendo, però sentiamo la telefonata. Pronto? Pronto? Sì? Pronto? Buongiorno. Ah sì, ciao Giulio, sono Manzoni. Sentivo prima dove ha trovato i soldi Berlusconi per costruire tipo Milano 2. Semplicemente ha avuto le mutui da due banche svizzere, attraverso la banca Rasini, dove prima era direttore del padre di Berlusconi. Semplicemente ha comprato quei terreni lì che non valevano una mazza. Dopo 2, 3, 4, 5 anni, quando li sto a costruire, quei terreni hanno moltiplicato per 10, per 20, per 30 il loro valore. Tutto lì. Come ha trovato i soldi? Semplice. Ciao. Bene, intanto sono commosso, ha commentato ieri Umberto Bossi, per tanti anni è stato come un fratello, queste sono le poche righe che hanno riportato alcune agenzie, infatti sui quotidiani di oggi il commento di Umberto Bossi non era molto presente, anche perché è molto stringato, ma sintetico, diciamo così. Allora Claudio. Vorrei chiudere, appunto, dato che Bossi era famoso per le cene di Arcore, no? Cioè ogni settimana, il lunedì ovviamente, si trovava con Berlusconi, e mi viene da dire che è quello che bisognerebbe fare. Cioè, se tu non fai squadra, se tu non ti vedi sempre, se tu non dialoghi, poi è ovvio che le incomprensioni si accumulano. Io penso che veramente, vivendola direttamente ormai la politica, cosa che io, come ben sapete, non avrei mai immaginato di fare, io penso che uno dei grossi problemi è che ci si parla poco. Cioè, sono tutti convinti di sapere sto cazzo. Invece non è così. La politica non è che io so le cose e tu la devi fare. La politica fa il 51%. E quindi bisogna mettersi intorno a un tavolo, dirsi tutto quello che c'è da dire, e ogni cena e ogni riunione, così, si esce fuori meglio. Invece l'individualismo è una cosa che purtroppo non ha mai fatto del bene, invece Berlusconi e Bossi l'avevano capito assolutamente. Cioè, siamo molto diversi, sì, siamo diversissimi, sì, ma ciononostante gli italiani ci danno la nostra fiducia e noi ogni lunedì ci mettiamo a tavola e cerchiamo di trovare un modo superando. Questa era la cosa giusta che... diciamo, ha seguito l'errore iniziale, no, di Bossi, quello di staccare la spina nel 94, che indica anche la grandezza dell'uomo, cioè sia di Berlusconi che di Bossi, cioè vale a dire capire cos'erano gli errori e riuscire a porvi rimedio al di là degli orgogli personali
e degli insulti che erano volati, no? Perché insomma vi ricordate, no? Non è che c'era stata una parentesi dove forse era tenero, no? Nei confronti di Berlusconi, eppure riuscire a passarci sopra, riuscire a capire che ci sono degli interessi ulteriori rispetto a... Insomma, Giorgia cena da sola. Giorgia secondo me dovrebbe cenare un po' di più con gli altri, ecco, mi verrebbe da dire, perché alla fine ne viene, no? Ecco, mi verrebbe da dire. Io vorrei rilasciarvi ricordando proprio una mia esperienza a tavola con Berlusconi, quando andai, l'ho già raccontata insomma altre volte, ma insomma, vale la pena di raccontarla, quando mi portarono alla villa di Berlusconi per dirgli le mie teorie strane sull'euro, no? Fecero tutto dei gran preparativi, dicendo: ah, mi raccomando, non lo contraddica, perché lui non gradisce. Arrivo alla fine al suo cospetto, dove quello che mi portava lì era in grande ritardo, perché mi ricordo come fosse oggi, era il giorno in cui c'era la protesta dei forconi, e quindi era stato bloccato in un blocco del traffico su rettilineo di Monza. Insomma, io avevo uno slot di 15 minuti, il mio presentatore, diciamo così, purtroppo è morto anche lui, era arrivato con 12 minuti di ritardo, quindi ne avevo 3 minuti. Allora lui arriva, fa: guardi, mi spiace, noi dovremmo ovviamente fare un altro appuntamento, perché oggi abbiamo solo 3 minuti, quindi, però insomma mi dica. E io: sì, io volevo parlare della questione relativa alla moneta, perché, certo, la moneta, però teniamo presente che il fatto è che la cosa importante è che adesso c'è la Cina, no? E io gli faccio: no, guardi, la Cina non c'entra nulla. Il mio interlocutore perse 8 extrahistori, no? E dall'altra parte Berlusconi mi guarda un po' così, e nel silenzio, io che ero abituato ormai ai tempi televisivi, no, gli sparo dentro in quei 3 minuti tutto quello che mi veniva in mente sull'euro. E al momento mi guarda un po' così e fa: però guardi che io così non l'avevo mai valutata la questione, ma lei ha qualcosa da fare, non è che vorrebbe rimanere a pranzo? No, tranquillo, perché quei 3 minuti, no, diventavano poi 4 ore, perché mi invitò a pranzo, c'era anche il solito pranzo che lui faceva con tutto il suo inner circle, no? C'aveva, quindi a tavola c'era Compagnoneri, c'era Ghedini, c'era la figlia Marina, no? E di questo tipo. E si parlò di economia in modo molto, molto aperto, cioè prendere uno che non era nessuno come me all'epoca e essere così interessati insomma anche a quello che dicevo e tutto, è stata una bella esperienza. Poi allora, lì mi arrivarono ovviamente delle cose, perché poi lui partiva, no? Sempre l'ultimo che arrivava lo affascinava, che mi chiamava Sallusti dicendo, perché io ero editorialista del giornale all'epoca, mi chiamava Sallusti e mi dice: ma mi ha detto la Daniela, Sant'Anche NDR, che Berlusconi è impazzito dopo che ti ha sentito, mi ha detto che tu sei il prossimo responsabile economico di Forza Italia. Guardo il telefono dicendo: veramente io sto già lavorando con Salvini. Però era già partito, no, in quarta. Poi ovviamente anche lì il fatto che gli affascinamenti durassero abbastanza poco, perché tipo un mese dopo andò a parlare con Renzi e fece il patto del Nazareno, quindi di tutte le mie idee andavano lievemente in contrasto con questa prospettiva, e quindi si lasciò perdere. Comunque insomma è stato un mezzogiorno, un pomeriggio che ricorderò sicuramente sempre.
Allora, anche questo ha un suo bel significato, questo episodio che ci hai raccontato. Io ti ringrazio, Claudio. Alla fine siamo riusciti a fare una puntata, direi, normale di Scuola di Magia. Buon viaggio, buon lavoro, buona restante settimana. Grazie a Claudio Borghi Aquilini. Ci risentiamo quantomeno settimana prossima. E intanto vi leggo un paio di messaggi che sono rimasti indietro. Berengario Insubrico da Roma saluta e chiede: che fine ha fatto l'indagine della Padania sul Berlusconi di un paio di decenni fa, quella roba vecchissima di Max Parisi che abbiamo letto qualche tempo fa. Comunque, i terreni da palude ad edificabili qualcuno li ha modificati in ufficio comunale e gratis, quel qualcuno non lavora mai, arguisce il nostro ascoltatore. Non aver preteso nuove elezioni, scrive un altro, quando c'è stato tradimento di fini ha comportato avere tutti i presidenti della Repubblica di sinistra. Poi c'è un ascoltatore che ci inoltra un messaggio da Viaggio al termine della notte, una citazione da Louis Ferdinand Céline. È appena uscito un suo libro, dicono molto bello, io non l'ho letto, Guerra, che sono appunti di Céline che sono stati pubblicati molto postumi sul concetto e sulla prassi, purtroppo, e sull'ascito della cosa orribile che è la guerra, è in libreria in questi giorni. Una citazione da Céline: la vita è questo, una scheggia di luce che finisce nella notte. Ciao Silvio. Così, con questo direi a Federico in regia chiudiamo, e chiudiamo anche con uno di quelli che sono stati musicalmente i compagni di viaggio, uno dei compagni di viaggio di Silvio Berlusconi. Come dimenticare Mariano Apicella? Ne sentiamo un brano anche per leggerezza. Che era una delle cifre dello stesso Berlusconi, secondo molte molteplici testimonianze di chi l'ho conosciuto. Alle 10.40 Jacopo Tondelli, gli stati generali.com, con Pierluigi Pellegrini. Si parla di Berlusconi e non solo. Poi Pietro De Leo, Il Tempo, e infine Laura della Pasqua. Dopo l'auto green, la casa green, il momento del vestito green, l'ambientalismo entra negli armadi e in Cina si fregano le mani. Con questo, buona mattina a tutti e buona prosecuzione di ascolto su Radio Libertà.